Ubisoft ci ha assicurato che questo sarà l'ultimo capitolo con protagonista Ezio Auditore. Noi intanto, per non saper né leggere né scrivere, ci siamo focalizzati sul multiplayer sfruttando un invito esclusivo proprio negli studi di Ubisoft Annecy. Il nostro Umbertino Mojoli ha provato a lungo questa componente del gioco e di seguito trovate tutte le sue impressioni. Cinque aspetti nel multiplayer di Assassin's Creed Revelations sono stati rivisti per rendere l'esperienza più convincente rispetto al passato. Nuovi contenuti, l'implementazione di una trama appositamente creata, un maggior livello di personalizzazione, opzioni social e la rivisitazione di alcune meccaniche di gioco. Un lavoro di scalpello che non ha sconvolto il concept originale di Brotherhood, lasciando inalterata la presenza di due ruoli diversi che ciascun giocatore deve impersonare, assassino e preda. La ferma volontà dei designer Ubisoft non è stata di diminuire la sensazione di vantaggio percepita da chi si mette sulle tracce di un avversario, quanto piuttosto di dare all'obiettivo strumenti di difesa più efficaci. Premendo B al momento giusto, prima di venire attaccati a morte, si esegue ancora un colpo stordente che però adesso ha molte probabilità in più di essere portato con successo. Tra l'altro, anche qualora si dovesse restare uccisi nonostante si sia tentata la contromossa, si viene ricompensati per la cosiddetta morte onorevole. Con minori incentivi in termini di punteggio per le uccisioni in corsa, capita che gli attacchi meno elaborati valgono pochi punti in più rispetto a questi tentativi estremi di difesa. I rinnovati equilibri del sistema di combattimento sono la modifica più significativa al fine di rendere meno frustranti le partite, ma non certo l'unica. Nuove meccaniche sono state implementate attraverso l'aggiunta di alcune abilità inedite, che si sommeranno a quelle già presenti in passato. Si è cambiato il giusto, insomma, cercando allo stesso tempo di rendere più fantasiosa e varia l'azione. Il matchmaking, infine, è stato rivisto per bilanciare in maniera più convincente le due squadre. Se partendo dai feedback di chi si è cimentato con il multiplayer di Brotherhood si è cercato di creare un'esperienza che possa intrattenere ancora più a lungo, molto lavoro è stato fatto per convincere un numero sempre maggiore di utenti a impegnarsi online. Lo spunto narrativo che ci vede partecipare agli esperimenti dell'Abstergo viene adesso accompagnato da una vera e propria trama con filmati e nuove informazioni disponibili al raggiungimento di specifici livelli esperienza o di altri obiettivi. Sarà un modo per avere altri particolari sull'universo di Assassin's Creed, inquadrando però un punto di vista diverso, quello dei Templari. Il parco modalità invece si avvale di alcune aggiunte inedite, Deathmatch e Artifact Assault. Il primo è un tutti contro tutti che ricorda per modalità ricercato, anche se ne semplifica le regole e velocizza lo svolgimento. Artifact Assault è invece una variante al classico Capture the Flag. Gli ambienti sono divisi in due, come le squadre che si affrontano, e l'obiettivo è quello di raggiungere la bandiera della squadra avversaria e portarla nella propria base, cercando al contempo di evitare che l'altro team riesca a fare la stessa cosa. Nel complesso le impressioni dopo un'ora abbondante di gioco sono state molto positive e il gameplay introdotto dalle due modalità presentate è un invito a unirsi in partita per diversi nuovi giocatori. Il multiplayer di Assassin's Creed Revelations è stato studiato per non lasciare mai senza alcuna schermata con cui interagire. Tra una partita e l'altra, oltre alle informazioni relative al match precedente e ai giocatori connessi nella stessa stanza, saranno sempre richiamabili due menu distinti, quello che gestisce le opzioni social e quello che riassume il proprio profilo. Ubisoft Annecy ha inserito tutta una serie di nuovi obiettivi da completare, i livelli esperienza e una valuta ottenibile come premio per le proprie prestazioni, il tutto al fine di dare un senso di progressione più marcato. Molto interessante ci è sembrato l'editor per customizzare il proprio alter ego. Si modificano busto, testa, gambe, gadget e così via, ma anche le armi, primaria e secondaria. Addirittura si possono personalizzare le animazioni, scegliendo ad esempio quale movimento l'alter ego esegue per prendersi gioco dell'avversario appena assassinato. Sono delle piccolezze, ma un segno concreto della forza lavoro impegnata su un aspetto apparentemente secondario come il multiplayer, che invece ci sembra sempre più diventare un interessante complemento al singolo.